La prima edizione di Librissimi, un successo secondo me clamoroso, e dobbiamo fare complimenti alla nostra cara Api Testa, che è stata lei che ha avuto questa brillante idea, l'ha eseguita, ha lavorato sodo, ha lavorato tanto, è stanca, ma penso che sia anche molto soddisfatta e felice. Devo dire di sì, Enzo, veramente, onestamente devo dire di sì. È stato sicuramente un lavoro di equipe, l'idea può essere venuta da me, ma è stato certamente un lavoro di equipe ed è stato il Comites che ha veramente voluto adottare con tanta energia e tanta passione questa idea. E devo dire che per essere stata la prima giornata di sole della primavera e per essere stato un sabato in stagione di comunioni e cresime e per essere stato un evento che comunque è nuovo ed è stato organizzato in 4 mesi, devo dire che abbiamo avuto una risposta di pubblico superiore alle mie aspettative, della quale sono veramente contenta. Condivido perfettamente con te e dobbiamo anche dire che questo nuovo Comites ha abbracciato veramente con molto entusiasmo, sì, spendendo energia non finire per fare tutti bella figura e soprattutto per offrire un evento di alto spessore culturale alla comunità italiana. Ho visto persone che hanno seguito con molto interesse dalle presentazioni per gli adulti a quelle dei bambini, sì, bambini con l'italiano, molto bello. Vero, vero, abbiamo cercato di offrire una programmazione variata, una programmazione che fosse veramente di accesso a tutti quanti, e il segreto è quello, il fatto di fare un festival di tutti e per tutti, e per quello un festival gratuito, e il nostro maggiore sponsor Villa Charity, che ci ha messo i locali a disposizione, ha voluto sposare questa iniziativa in questo senso, ma poi ci sono stati tantissimi altri che si sono uniti a noi, Insieme TV si è unita a noi dall'inizio, Panorama si è unito a noi dall'inizio e ci sono stati... Perché ci credevamo fin dall'inizio, quando tu ti sei pronunciato abbiamo detto noi siamo con te. Enzo, ci avete visto meglio di me, devo dire la verità, perché in realtà io speravo e non ero sicura, invece devo dire è stata una bella conferma, quindi una programmazione varia in un luogo direi accessibile e la risposta sì, cioè fra le attività dei bambini, gli scrittori in vedette, l'Independent Author Space, fra l'inglese e l'italiano, anche un po' di dialetto perché abbiamo avuto il friulano, abbiamo avuto il napoletano, cioè veramente abbiamo cercato di includere molto. Praticamente è stato presentato un evento culturale con tante sfaccettature, con interessi di vario genere, ma sempre incentrato sul libro, cioè di questa rivalutazione, chiamiamo, del libro, che si propone sempre come elemento di studio, di approfondimento, di condivisione e soprattutto da inculcare alle nuove generazioni. Certamente, e in questo abbiamo avuto il sostegno di tanti, quindi speriamo che sia un'iniziativa che possa essere replicata e che trovi comunque successo e favore nella nostra comunità. E quindi dobbiamo già pensare al 2019? Altro che, il 2019 è dietro l'angolo. Però abbiamo un anno di preparativi per farlo, non in 4 mesi, bensì fatto con altre prospettive, e sono sicuro che è una manifestazione destinata a crescere. Speriamo. E qualitativamente, anche quantitativamente, perché è unica nel suo genere, sì, e quindi la ripeteremo. Grazie mille Enzo e grazie a tutti coloro che hanno partecipato, che hanno sostenuto e che ci hanno visitato, che sono venuti. Grazie a te soprattutto per la brillante idea e per il successo. E soprattutto ringraziamo anche quanti seguiranno l'evento tramite il nostro mezzo televisivo. Noi siamo in tutto il mondo, lo sapete, perché grazie a Insieme TV noi siamo in tutto il mondo, accessibili a tutti in tutto il mondo. E contattateci se avete dei suggerimenti da qualsiasi parte del mondo. Fatelo, perché questa manifestazione, ve lo dico ora, diventerà da locale a globale. Mamma mia, speriamo. Grazie di nuovo. Okay. Ciao a tutti, saluti.